Forse ciò che vi è di più radicale in tutto ciò che ho prodotto. I miei quadri non sono forse rivoluzionari, ma i libri che ho fatto sono stati in qualche modo dei lucchetti saltati. Firmare un libro non costituisce soltanto un atto inconsueto per un pittore, ma anche, almeno per me, un'occasione a cui dedicare questa prima pagina. Trascrivere un'apparenza, autenticare un dato imponderabile, lo spazio originale di un quadro o qualche breve appunto, può far presagire un'illimitata presunzione o, al contrario, la lucida coscienza dello scandalo. No.
Ma cosa sono questi libri illeggibili? Sono libri senza parole. Libri con pagine tagliate in diversi modi, con pagine di diversi colori. Come questo libro che è avvolto in questo foglio. Si voltano le pagine come per leggere e si compongono e si scompongono molte composizioni geometriche. E quando ne trovate una che vi piace più delle altre, la potete mettere sotto vetro finché non avrete voglia di cambiarla.